Signori lavoratori, operai, compagni, signori compagni, insomma non lo so. Ma Piatra, vieni qua, vieni a parlare al microfono. Vieni al microfono. Vieni qua. Parla, parla un momento solo. Lo studente lì fuori ha detto che noi entriamo qui dentro di giorno, quando è buio, e usciamo di sera quando è buio. Ma che vita è la nostra? Questo pro forma. Allora io dico, già che ci siamo, perché non lo raddoppiamo questo cottimo? Eh? Così lavoriamo anche la domenica. Magari veniamo qui dentro anche di notte. Anzi, magari portiamo dentro anche i bambini, le donne. I bambini li sbattiamo sotto a lavorare. Le donne ci sbattono noi un panino in bocca e noi via che andiamo avanti senza staccare. Avanti, avanti, avanti! Avanti per queste 4 lire vigliacche fino alla morte! E così da questo inferno, sempre senza staccare, passiamo direttamente a quell'altro inferno che t'ha le distese, eh? Sentimi bene, Massa, te che adesso parli tanto. Ma dov'è che eri? Quando noi altri, coi compagni del sindacato, abbiamo fondato il sindacato qua della fabbrica, della PA. Dov'è che eri, eh? Rispondi. Dov'è che ero? Dov'è che ero? Facevo il cottimista. Seguivo la politica dei sindacati. Lavoravo per la produttività. Incrementavo io, incrementavo. Yeah!
E adesso? Adesso cosa sono diventato? Guarda, sono diventato una bestia, una bestia, guarda, sono diventato. Beh, sei una bestia, mica noi altri. Lo studente, lì fuori. Dice, aspetta, concetto. Dice, ecco, che noi siamo come le macchine, capito? Che io sono una macchina, io sono una puleggia, io sono un bulone, io sono una vite, io sono una cinta di trasmissione, io sono una pompa, e lei è la pompa è rota, no più, e non c'è più mezzo di aggiustare la pompa adesso. Io propongo questa proposta, di lasciare subito il lavoro Dutch. E chi non lascia il lavoro subito adesso è un crumino, è un faccia di merda. Massa, aspetta, stammi a sentire. La rottura dell'unità sindacale, che tanto faticosamente abbiamo conquistato, rientra nel gioco politico che fanno i padroni. Dobbiamo stare tutti uniti se vogliamo realmente vincere. Una politica estremistica, avventuristica, si risolverebbe facendo il gioco delle destre. Per cui cercate di capire, compagno Massa, cerchiamo di capire tutti. Bisogna restare...